Salve a tutti amici di TV6, continua la nostra avventura nelle terre selvagge d'Abruzzo e oggi lo faremo in una delle tre montagne più importanti di questa eccezionale regione, il Monte Maiella, la montagna madre. Visiteremo l'eremo di Sant'Onofrio, dopodiché ci sposteremo sul fiume Tirino per fare un'esperienza in canoa nelle acque più limpide d'Europa. Seguitemi! E incominciamo subito nel presentare la guida che mi porterà oggi in questa esperienza all'eremo di Sant'Onofrio. Il suo nome è Maurizio Blasioli, è un esperto di natura a 360 gradi, un vero wild man. Maurizio, spiegami bene, che cos'è il Monte Maiella? Dammi qualche notizia di questo monte. So che c'è una leggenda molto importante collegata proprio a questa montagna qui in Abruzzo. Intanto salve a tutti. Sì, Giovanni, ha detto bene, ci troviamo in quella che è conosciuta come la Montagna Madre. La Montagna Madre perché c'è una leggenda che narra di una Pleiade, di una ninfa bellissima che era scappata dalla Grecia per salvare il proprio figliuolo, il gigante Hermes, che era stato colpito in battaglia. Dalla Grecia erano approdati ad Ortona e poi hanno cercato delle erbe per salvare Hermes. Purtroppo sono arrivati in inverno, non sono riusciti in questa ricerca e il gigante non ce l'ha fatta. La leggenda dice che il gigante ha dato vita alla montagna conosciuta con il nome di Gran Sasso, la montagna più importante dell'Appennino. E la mamma Maia, disperata, è arrivata su questo versante dell'Abruzzo e ha voluto vegliare il gigante morto, il figlio morto, e ha dato vita a questa montagna. La montagna Maiella è una delle più fiorite d'Europa, dove vi troviamo almeno i 2/3 dei fiori e delle piante d'Italia. Ok, siamo anche, oltre che con Maurizio, anche con Stefano, un altro mio carissimo amico, e partiamo per questa eccezionale avventura nel wild d'Abruzzo del Monte Maiella. Andiamo! Maurizio, so che sei anche laureato in scienze naturali, quindi oltre ad essere un esperto in natura pratica, l'hai anche studiata, quindi anche teorica. Vedo una vegetazione molto fitta, molto con una grande presenza. E mi puoi spiegare che piante possiamo trovare in questo territorio? Sì, Giovanni, noi siamo nella parte est della Maiella, dove batte forte il sole, e adesso siamo sotto un carpino. Troviamo una vegetazione sia bassa e folta, come ad esempio quella del ginepro, del cisto della Maiella, ma troviamo anche molti pini, carpini, qualche quercia, il sorbo, tutte piante legate al caldo. Ci troviamo a Serra Monacesca, sul sentiero S, il sentiero dello spirito, un sentiero che è lungo più di quasi 70 km
e unisce tutti gli eremi legati a Papa Celestino V. Bellissimo, andiamo. L'eremo di Sant'Onofrio scavato nella roccia, bellissimo. Tra l'altro vedo che lo style di questo santo è molto simile a quello nostro, quindi capisco perché mi hai detto che è un santo che ti sta molto a cuore. Sicuramente è il mio guru di riferimento. Siamo in questa che è una parte moderna, questa parte è stata ricostruita nel 1948. Dietro all'altare del santo, invece, troviamo scavato nella roccia il suo giaciglio. E l'eremita andava a vivere nella nuda roccia, andava a vivere quindi nella cavità naturale, non andava a costruire. Vi faccio vedere quello che consideravo il suo giaciglio. Vedete, questo è un riparo naturale, un riparo fatto proprio in una cavità naturale. Troviamo un piccolo altare e in questa parte bassa, questo è stato tutto scavato a mano dall'eremita, vi sono molti pellegrini che vengono ancora perché pare che questo giaciglio abbia delle proprietà taumaturgiche. Parliamo di litoterapia, quindi l'utilizzo della pietra, dello strofinamento delle parti del corpo da guarire. Ok, visto che ho un po' di mal di stomaco, quindi io adesso mi siederò, anzi mi sdraierò qui dentro e vediamo se effettivamente funziona. Perciò praticamente immagino che mi ci devo mettere di pancia. Sì. Ok. Quindi strofinando la parte del corpo addolorata. È un po' umidiccio, eh. È un po' umido, sì, vabbè, siamo a una bassa temperatura. Ok. Quindi è istantanea come cosa o... Allora, sicuramente avrai dei benefici, mi saprai di dire. Va bene. Siamo arrivati qui sul Tirino e mi trovo già in compagnia di un bellissimo amico, vero? Guardate che bello, un pastore abruzzese, anche lui è un simbolo di questa terra. Ci siamo spostati, non stiamo più sul Monte Maiella, siamo arrivati finalmente sul fiume Tirino e adesso faremo questa esperienza in canoa. Ci troviamo con Paolo Setta, che si occupa della canoa, di tutto quello che riguarda lo sport acquatico in questo eccezionale fiume, e la sua associazione è il Bosso, società cooperativa al Bosso, e lui adesso ci spiegherà un po' meglio che cosa fanno in questo territorio. Grazie Giovanni, un saluto a tutti. Noi ci occupiamo dal 98 di escursioni in canoa sul fiume Tirino, attività escursionistiche in mountain bike, trekking, siamo un centro di educazione ambientale di interesse regionale. L'escursione in canoa sul Tirino a Capestrano, nel tratto delle sorgenti, dove le acque, come potete vedere, anche se il cielo oggi si sta un po'... sta diventando grigio, ma le acque sono sempre splendide. Su queste acque organizziamo escursioni in canoa canadese e kayak sit on top. Sono delle esperienze complete, della durata di 2 ore, risaliamo verso le sorgenti. Il Tirino ha 3 sorgenti principali, noi andiamo verso la principale, la sorgente di Capodacqua, e durante queste esperienze viviamo immersi totalmente nella natura, ma anche attraverso uno storytelling a cura
di tutti gli accompagnatori che sono a bordo, che presentano il territorio a 360 gradi, da quello che è il patrimonio naturalistico, il patrimonio culturale, da quelle che sono tutte le peculiarità di questo fiume che viene definito uno dei fiumi più belli e più puliti che ci sono in Italia e in Europa. Quindi adesso ci farei vedere questo fiume direttamente dalla canoa e vivremo anche noi questa esperienza. Assolutamente. Andiamo. Bene. Paolo, visto che siete un centro di tutela ambientale, che consigli ci dai per rispettare l'ambiente e per preservare questi territori che sono ancora intatti? Guarda Giovanni, mi insegni anche tu avendo una sensibilità speciale rispetto al patrimonio ambientale, quindi agli animali, alle piante. E noi come centro di educazione ambientale di interesse regionale innanzitutto lavoriamo tantissimo con le scuole, che significa che iniziamo un'attività di sensibilizzazione a questa bellezza, a questo patrimonio inestimabile. Iniziamo con i ragazzi sin da piccoli e questa attività la riportiamo anche in tutte le nostre attività turistiche. Noi da sempre non abbiamo mai dato un taglio commerciale, ma abbiamo sempre dato un taglio di condivisione esperienziale. Quindi quando avvicini le persone a un paesaggio, a un contesto naturalistico di altissimo pregio, se le persone che accompagni e che guidi percepiscono che lo stai facendo comunque sempre in punta di piedi anche dopo 20 anni di esperienza, il messaggio che lasci e le persone che ti salutano vanno via non solo con il sorriso ma con una sensibilità diversa anche rispetto a quelle esperienze, e quindi ricorderanno, se sono stati sul Tirino o in Abruzzo in generale, di quella regione, che c'è un valore aggiunto, cioè chi fa turismo lo fa anche con una sensibilità speciale. E da Bussi sul Tirino ci siamo appena spostati a Salle, dove c'è un ponte alto 104 metri dove fanno bungee jumping. E ora sperimenterò anche questa di emozione. Proverò a volare in picchiata come un falco. Il ponte è veramente molto alto, guardate che panorama incredibile. Adesso incontreremo Fabio, che è colui che si occupa dei salti, una persona che fa un po' tutti gli sport estremi, anche se questo ormai di estremo ha veramente poco, perché per lanciarsi vedrete che si utilizzano tutte delle sicurezze particolari che rende questa disciplina praticamente sicura al 100%. Eccoci arrivati al punto di partenza, da dove ci lanceremo, e mi trovo con Fabio, un mio amico, e Lorenzo, che sarebbe la persona che si occupa di questa attività. Ciao a tutti. Il bungee jumping nasce praticamente inizialmente come un rituale, da quello che so, ho studiato un pochino, ho visto qualche cosa, so che le tribù indigene utilizzavano questo sistema come prova di coraggio. Dalle epoche lontane ad oggi è cambiato molto, immagino, quindi quello che vorrei trasmettere alle persone che ci seguono è proprio la sicurezza che si può avere tramite questa pratica al giorno d'oggi, vero? Esatto, sì. Per quanto riguarda le attrezzature che le persone indossano, sono queste, e sono due cavigliere dalle quali si viene trazionati, cioè queste sono le attrezzature maggiormente sollecitate durante il lancio.
perché a queste cavigliere viene attaccato l'elastico e si va e vanno in tensione. In più c'è una terza sicurezza che è un imbrago alto, di quelli che vengono utilizzati per andare in montagna, ma principalmente per i cantieri, perché è un dispositivo di protezione individuale che non entra mai in tensione, è una terza sicura in più. Questo è quello che indossa la persona. Poi vedremo l'elastico e tutte le attrezzature legate all'elastico, che legano l'elastico alla macchina. E invece adesso vorrei fare una domanda a Fabio, sì. Tu che sei un grande esperto di sport anche estremi, perché una persona dovrebbe venire qua e lanciarsi secondo te? Le motivazioni sono tante, però diciamo quella più che va per la maggiore è che la parte ludica, cioè uno che si vuole divertire e portare un po' al limite diciamo una sua indole un po' estrema, però infatti molto in sicurezza, niente di così estremo, diciamo io questo lo di estremo, diciamo non convenzionale più che estremo, perché qua non c'è nulla che possa... Non può più essere considerato uno sport estremo. Secondo me no, è un'attività che sembra estrema però fatta in una... Cognizione, sì. Con testa. E quindi ora mi lancerò io e proverò l'ebbrezza di picchiare come fanno i miei falchi. Andiamo! Pensavo di non farcela, eh? Grandi!